Buongiorno Lisa Cremaschi. Buongiorno a lei. Lisa Cremaschi, dal monastero di Bose, dalla comunità di Bose, ha curato il libro Il più bel canto d'amore per le edizioni Kikayong. Il più bel canto d'amore, letture e riscritture del Cantico dei Cantici con la prefazione di Enzo Bianchi, il priore di Bose. Ma non solo con la prefazione di Enzo Bianchi, anche con la traduzione del Cantico dei Cantici, per l'appunto, di Enzo Bianchi. Di tante traduzioni si aggiunge anche questa, Lisa Cremaschi, quella di Enzo Bianchi per questo piccolo libro. È veramente un piccolo libro, ma che tanto attraversa la vita di ognuno di noi e che tanti fraintendimenti ha attraversato e attraversa tuttora. Da che cosa è nata la possibilità di raccontare in questa antologia attraverso il più bel canto d'amore, ovvero il Cantico dei Cantici? Da cosa è nata questo desiderio di mettere insieme i vari pensieri per arrivare fino ad oggi relativamente al Cantico dei Cantici, Lisa Cremaschi? Ma c'è un commentatore ebraico del X secolo il quale dice che il Cantico dei Cantici è come una serratura di cui si è persa la chiave e bisogna cercarla. E così abbiamo voluto mettere insieme attraverso i secoli questi tentativi di cercare una chiave per entrare nel Cantico dei Cantici, che è una forma ebraica per dire il cantico più bello, è un superlativo. E così è stato letto attraverso i secoli in diverse forme, in diverse maniere. È un poema che ha sempre affascinato i mistici, i lettori, i credenti, ma anche i non credenti. Ed è una forma molto particolare di racconto, quella del Cantico dei Cantici. Lei ha detto bene che affascina tutti quanti, però la lettura del Cantico dei Cantici non deve essere solamente, mi corregga se sbaglio, una lettura dal punto di vista letterario, che già di per sé ha un valore straordinario. Ma ogni parola è, per così dire, un inciampo nella nostra lettura. E per uso volutamente la parola inciampo, perché è qualche cosa che ti permette di fermarti e di riflettere sulla parola, per vedere se riesce a entrare nel contesto, o forse ancora meglio, più che nel contesto, nell'intimità della parola stessa del Cantico dei Cantici. Sì, perché è un testo in cui, diciamo, c'è poca storia, non è un racconto, è una parabola d'amore in cui una donna cerca il suo amato, un amore che conosce anche la crisi, l'assenza, la lontananza, come tutti i nostri amori. E questo testo poetico, difficile da tradurre perché contiene molte parole che ricorrono una sola volta nella Bibbia, vuole essere una parabola dell'amore, l'amore umano, ma anche l'amore di Dio per il suo popolo. Lisa Cremaschi, come mai, a suo avviso, questo Cantico dei Cantici nel corso del tempo, e forse anche e soprattutto ultimamente, ha avuto così tanto fraintendimento, rendendolo da una parte una semplice scrittura letteraria, narrativa e di poesia, oppure un semplice cantico dedicato alla fisicità e nulla più? Ma oggi si tende piuttosto a comporre questi diversi registri di lettura, a darne, so, dice Ravasi, questo grande esegeta che ha studiato il cantico, una lettura simbolica nel senso letterale del termine, cioè che tiene unite le diverse letture. Allora non è soltanto un cantico dell'amore umano, ma è un canto dell'amore come cifra dell'amore che il Signore ha per noi, ha per l'umanità. Un amore, ecco, dice la sigla, la cifra di questo poema, un amore forte come la morte. Tra l'altro, il cantico è un trionfo dell'amore, ci canta il trionfo finale dell'amore,
un amore che noi su questa terra conosciamo a sprazzi, ma cui tendiamo con tutte le nostre forze. E proprio lei ha citato Gianfranco Ravasi, vedo qui una mia sottolineatura, quando Gianfranco Ravasi dice: l'amore del cantico è fieramente umano, ma ha in sé una scintilla divina, è il paradigma per la conoscenza del Dio che è amore. Ecco, questo è sì, l'obiettivo in tutta la Bibbia, di questa. Quando si vuole parlare dell'amore di Dio per il suo popolo, si usa l'immagine nuziale, l'immagine dell'amore dell'amante per la sua amata. E questo libretto in cui non c'è mai il nome di Dio, è un po' strano, no? C'è soltanto una sola volta la fiamma divina, ma altrimenti il nome, il tetragramma, il nome di Dio non ricorre mai. Però questo canto rimanda all'amore di Dio, ci ricorda che Dio è amore. E allora non c'è contrapposizione tra amore umano e amore divino, come purtroppo c'è spesso stato, ma questo amore passionale rinvia all'amore di Dio, a un amore fedele, a un amore che tende al suo compimento. Abbiamo citato il pensiero contemporaneo di Gianfranco Ravasi, ma dopo aver letto il Cantico dei Cantici, Lisa Cremaschi ci fa conoscere vari pensieri dall'antichità fino ad oggi, e troviamo che in questo fil rouge che si dipana attraverso il tempo c'è in ogni modo un modo di c'è una possibilità di interpretazione del Cantico dei Cantici veramente molto bella, ma in ogni modo c'è un filo rosso, quello di quel passaggio della parola che ci permette di aprire la finestra sull'essenza mistica. Uso la parola essenza perché è importante in questo, perché poi passerei dalla parola assenza alla parola vuoto, ed è un'altra parola importante che ci fa conoscere Guido Ceronetti proprio in questo libro. Ma io vorrei con Lisa Cremaschi soffermarmi sul pensiero molto antico riguardo del Cantico dei Cantici di Origene è nato in Egitto verso il 185, quindi non certamente nei giorni nostri, ma lui dice: ora la sposa cerca lo sposo che si è nascosto al suo sguardo, e lo fa sovente durante il cantico. Ecco, è la sposa che è la protagonista, la donna è la protagonista del Cantico dei Cantici, ed è una protagonista assoluta. Lei si nasconde per essere vista, ma per essere vista nel senso più bello, e continua a utilizzare la parola intimo proprio per scoprire la propria essenza. Per essere cercata in questo gioco d'amore, d'alternanza, di assenza e di presenza e di comunione. E Origene è praticamente il primo che ha commentato il Cantico dei Cantici, e lui lo commenta su registri diversi, cioè questa sposa da un lato è l'anima, cioè è ciascuno di noi che cerca il Signore e che passa anche attraverso momenti di assenza, di lontananza, eppure continua a cercare. Ecco, la sposa ripete: io sono del mio amato e il mio amato è mio. E dall'altro lato questa sposa è la Chiesa, che cerca il suo Signore, ed è l'umanità tutta, l'uomo che aspira a una pienezza di amore che chi sulla terra conosce soltanto in modo parziale, come sono parziali tutti i nostri amori umani. Lei, Lisa Cremaschi, ha usato la parola cercare, però è un'altra parola a cui vogliamo agganciarci e fare qualche passo insieme. Questa parola, il cercare, è molto importante anche nel Cantico dei Cantici, e il cercare è anche una missione della nostra vita, ma a un certo punto il Cantico dei Cantici: l'ho cercato ma non l'ho trovato, e sono le parole di Gregorio di Nissa, no? L'ho chiamato ma non mi ha risposto. Ecco, l'importanza in ogni modo
più che del trovare e l'importanza del cercare, e in questo cercare il Cantico dei Cantici è un'espressione straordinaria. Sì, certamente, il Cantico è una narrazione di questa ricerca, e lei, questa donna, questa amata, che cercava lo sposo, non ha saputo accoglierlo al momento in cui lui ha bussato, però rimane attirata dal profumo che sente dal suo passaggio, il profumo che è rimasto sulla maniglia della porta. E questo profumo la spinge a cercare, a continuare, a perseverare nella sua ricerca. Lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore. Ecco, non si arrende. Non si arrende nonostante le guardie la vogliono fermare, cioè qui tutto ciò che contrasta la ricerca dell'amore, questa sposa continua la sua ricerca, questa donna, questa amata continua la sua ricerca. E non viene descritta la gioia del ritrovamento, la si lascia soltanto percepire. Ecco, l'importante è questa continua ricerca dell'amante e dell'amato, che arriverà a una pienezza, a una conclusione per noi nel regno, dove ci sarà una simultaneità dell'incontro, una piena comunione con il Signore. E per arrivare a questa piena comunione, Lisa Cremaschi, ci vengono in aiuto, ci viene in aiuto, anzi, una parola che abbiamo già evocato poco fa, quella di a cui si aggrappa Guido Ceronetti, la parola del vuoto, ma non è un vuoto per così dire catodico, ma è un vuoto pieno di attesa, pieno di pensiero, e in questo vuoto il Cantico dei Cantici ci fa riempire proprio questa nostra essenza e questo nostro pensiero. Sì, e ce lo fa riempire col desiderio, è il desiderio che ha cantato tutta la mistica, abbiamo una lunga tradizione che ci parla di questo desiderio. C'è l'esperienza di un vuoto, di un abbandono, di un'assenza, ma che rimanda, che va oltre, che rimanda a una pienezza che tutti cerchiamo, di cui l'insoddisfazione forse che caratterizza il nostro tempo e la nostra vita è una cifra, è un segno. Mi vengono in mente, Lisa Cremaschi, in questa ricerca, quando lei, prendendo spunto dal pensiero di André Neher, parla della visione ebraica del Cantico dei Cantici, quando dice che i salmi e il cantico per un ebreo non sono alimenti spirituali occasionali, sono la fibra permanente del suo tempo. Ecco, sì. Questa permanenza del tempo è importante perché è un tendere verso una pienezza, però è quindi tendere verso un divenire, perché poco più in là lei scrive: se interroghi l'ebreo sul suo essere, risponderà con un salmo, perché l'identità personale si esprime per ogni ebreo in un versetto dei salmi. Se lo si interroga sul suo divenire, risponderà con il cantico, perché l'impresa comune di Dio e di Israele attraverso la storia si è cristallizzata per l'ebreo nell'avventura d'amore del cantico. Io trovo veramente straordinario, e questa parola divenire mi ha rimandato a una lettura per cercare, ecco qui ritorna questo verbo, questa coniugazione del verbo, per cercare, perché non avevo intuito questo desiderio, questa necessità del divenire attraverso il Cantico dei Cantici. Sì, c'è un verbo molto caro alla tradizione spirituale cristiana e in particolare alla tradizione monastica, che è il verbo ricominciare. Nell'amore si ricomincia sempre, e con la sposa non si arrende, ricomincia sempre a cercare. Non è un caso che Papa Giovanni, che era un grande studioso dei padri, chiamasse la Chiesa la grande ricominciatrice. E i nostri amori conoscono tradimenti, conoscono cali di tensione,
conoscono abbandoni, conoscono assenze, ecco, ma questo amore passionale più forte della morte ci spinge a perdonare e a ricominciare sempre, a ricominciare questa ricerca di un amore in cui veramente si possa dire il mio amato per me e io sono del mio amato. Ed è uno straordinario monumento anche alla femminilità, perché se ricordo bene questo libro si chiude con le parole di Julia Kristeva, se pronuncio bene, che è una non credente, che è una non credente, ed è significativa la chiusura proprio di questo libro con questo suo pensiero: mi considero non credente, ma se il legame con Dio è quello del Cantico dei Cantici, sono pronta a condividerlo. Ecco, e quindi a condividere è l'ultima parola di questo libro, ed è una condivisione. Il Cantico dei Cantici non è nient'altro che una condivisione molto sottile, ed è un superamento sottile, secondo Julia Kristeva, dell'erotico del filosofismo iniziatico greco. Ecco, il tema della condivisione, dentro il tema dell'assenza, dentro il tema del vuoto, dentro il tema del cercare, credo che sia, mi corregga se sbaglio, Lisa Cremaschi, molto difficile nel mondo contemporaneo. Sì, è un mondo in cui si cerca la soddisfazione dell'io, un mondo individualista, mentre l'essere umano è relazione, noi siamo apertura verso l'altro, verso l'altro uomo e verso l'altro con la maiuscola, verso il Signore. Nella patristica greca si dice che la persona prosopon, e col termine prosopon significa sguardo rivolto verso. Ecco, ciascuno di noi è questo sguardo rivolto verso. Il problema è verso chi, verso dove. Se lo chiudiamo soltanto verso noi stessi e ci chiudiamo nell'egoismo, nell'amore di sé, o se lo apriamo all'altro. Enzo Bianchi, nella sua prefazione, proprio per aprire, per continuare in questa prospettiva per aprirsi verso l'altro, apre anche il pensiero verso il grande teologo luterano Dietrich Bonhoeffer. E Dietrich Bonhoeffer scriveva a proposito del cantico queste parole: vorrei leggere il Cantico dei Cantici come un cantico d'amore terreno. Probabilmente questa è la migliore interpretazione cristologica. Ecco. Dunque, come rendere umano Cristo attraverso il Cantico dei Cantici, e come rendere il pensiero mistico l'esperienza quotidiana, cioè l'esperienza dell'amore, che non è lontano, è dentro di noi, siamo solamente noi che pensiamo che sia chissà che cosa, che sia un altrove. Al mistero dell'incarnazione, Dio, vero Dio e vero uomo, noi tendiamo sempre a disgiungere le due cose che invece sono unite, ed è questo il mistero centrale della fede cristiana. E non esiste, non si può amare Dio senza amare l'uomo, amare il prossimo, tutto il Nuovo Testamento ce lo dice. Dio è amore. E questo amore da noi esce e si riversa sugli altri, su tutti quelli che incontriamo. E l'amore tra l'uomo e la donna, che è il massimo della differenza che noi conosciamo, è una cifra di questo amore. Questo amore per l'altro, di questo amore per gli altri, di questo amore che anela a una comunione profonda. Ci sono due versi nel Cantico dei Cantici che sono molto importanti tra gli altri, almeno per quello che vedo dalle mie piccole sottolineature di lettore distratto. È lui che parla: amica mia, alzati, mia bella, va verso te stessa. Questo va verso te stessa è veramente la missione. Ci dobbiamo vedere noi dentro questo va verso te stessa, la nostra missione, no? Dal primo giorno in cui siamo su questa terra, è tendere verso noi stessi per tendere verso l'altro. Sì,
che non è solamente un pensiero junghiano, come uno potrebbe pensare, ma arriva da molto più No, lontano e da molto più arriva dentro di molto noi. più lontano dalla tradizione ebraica, già dalla chiamata di Abramo in Genesi 12:1, in cui si dice va verso di te. Questo andare verso se stessi, i padri lo interpretavano come un cogliere la profonda verità del nostro essere, le profondità del nostro cuore, che è il luogo in cui risiede l'immagine e la somiglianza con Dio. Noi siamo abitati da tanti pensieri, da tante cose, anche da tanti pensieri malvagi, però al fondo, se noi cerchiamo in radice, nella profondità di noi stessi, di ogni uomo in quanto creato da Dio, c'è questa immagine di Dio, che noi, dicono i padri, dobbiamo portare a compimento attraverso la somiglianza. La somiglianza è un po' la risposta che noi diamo al Dio che ci interpella, al Dio che ci ha creato, cercando di diventare somigliantissimi a Gesù Cristo, cioè imparare ad amare come Lui ha amato. Ed è proprio per questo motivo, insieme a tanti altri, che il Cantico dei Cantici non è, se ricordo bene, quello che ha espresso Franz Rosenzweig, che non è solamente una metafora, ma è qualcosa molto di più, è la metafora dell'amore che attraversa come metafora l'intera rivelazione. Certamente, certamente, infatti ci fu una grande discussione nel mondo ebraico per chiedersi se il Cantico dei Cantici doveva essere ammesso nel canone biblico, doveva entrare a far parte dei libri della Bibbia. E alla fine trionfò la sentenza di Rabbi Akiva, che disse non c'è giorno più grande, non c'è giorno più santo di quello in cui Dio ha dato all'uomo il Cantico dei Cantici, proprio perché il cantico è questa cifra dell'amore, che è poi la sintesi di tutta la Bibbia. Dio amore, e ci coinvolge in questo suo amore e ci chiede in risposta all'amore. David Maria Turoldo pone una domanda importante e la pongo anche a lei, Lisa Cremaschi. Nelle scritture, al libro del Coelet, stranamente segue il Cantico dei Cantici. Indipendentemente da qualsiasi intenzione, ciò non potrebbe nascondere un seducente significato? Ma probabilmente sì, cioè Coelet è questo uomo che si interroga, è tra l'altro un testo estremamente moderno, un uomo che si interroga e che vede il limite di ogni cosa, trova che tutto è nulla, è un soffio. E forse il cantico d'amore può essere la risposta, cioè che cosa resta? Resta poi l'amore e quello che noi abbiamo saputo vivere dell'amore, allora resterà anche dopo la nostra morte. Stringimi al tuo cuore come un sigillo fra le tue braccia, forte come la morte e l'amore, terribile come l'inferno e la gelosia. E sono le ultime parole, del capitolo di Alter Cagintne, sempre che io pronunci bene, una delle principali e più interessanti personalità letterarie di lingua yiddish. Ed è anche questo un modo per scoprire la pluralità del pensiero che attraversa il Cantico dei Cantici in questo libro, Il più bel canto d'amore, edizioni Kikayon. Quanto è durato, Lisa Cremaschi, il percorso di ricerca per arrivare a questo libro? Ma è un testo su cui ho lavorato per diversi anni, fino a poi giungere a scegliere all'interno del materiale che avevo raccolto queste pagine, e che mi sembrava importante proporre ai lettori, perché ci danno
una chiave di lettura, un invito a rileggere il Cantico dei Cantici, il più bel canto d'amore, e a ritrovarci, sì, a leggere, e quindi fa un po' da specchio, a ritrovare la nostra ricerca di amore, la nostra ricerca di comunione con gli altri e con il Signore. E per leggere giustamente il Cantico dei Cantici, io vorrei, a chiusura della nostra conversazione, prendere il pensiero di André Ciurachi, algerino, che ha studiato in Francia, divenne avvocato, poi si trasferì in Israele, grande il suo apporto per la città di Gerusalemme e non solo. Quando Ciurachi afferma che bisogna utilizzare la parola essenziale, ecco, scrive, che cosa occorre raggiungere per una lettura corretta del poema. E più in là dice sarebbe più giusto proclamare questo anziché cercare un intreccio, dramma, commedia o qualcos'altro. Ecco, il tema dell'arrivare all'essenza, e qui lo chiudiamo quasi il cerchio con quella citazione che lei ha fatto del pensiero ebraico, della chiave. La chiave deve essere giusta per aprire, altrimenti deve arrivare all'essenzialità, altrimenti non riesce ad aprire alcuna porta. Sì, arrivare al trionfo dell'amore, arrivare a credere che l'amore è più forte della morte. Questi versetti, che probabilmente inizialmente erano i versetti finali del Cantico dei Cantici, poi c'è stata l'aggiunta con i versetti successivi, sono un po' il sigillo, la cifra di questo breve testo poetico, cioè credere che ciò che conta è l'amore, è l'amare con tutte le proprie forze. Lisa Cremaschi, noi la ringraziamo del tempo dedicato alla trasmissione, il posto delle grazie parole. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Il più bel canto d'amore, letture e riscritture del Cantico dei Cantici con la prefazione di Enzo Bianchi, priore di Bose, edizioni Chicaion, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori. Mentre prima di chiudere, Lisa Cremaschi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto lavorando su un monaco del VI secolo, Dorotheo di Gaza, che in una serie di omelie ci insegna a cercare la via della pace nel rapporto con gli altri. Era un uomo che viveva in una comunità monastica e che conosce tutta la fatica di cercare l'amore, la comprensione con gli altri. E ci insegna la via della pace, la via dell'amore. Grazie ancora, Lisa Cremaschi. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata.